Signore e signori, buon pomeriggio e buona domenica, volendo. Ed eccoci tornati sulla nostra versione a difficoltà difficile di V Nomad Donna, vagamente moddato e con vagamente cheat abilitati. Con cheat si parla di risorse, si parla di veicoli e ci potrebbero essere degli scriptini che avviamo in certi momenti. Abbiamo modificato vari ini files per avere miglior guida e qualche hack similare. Detto questo, stiamo tornando a tromba nella quest principale. Abbiamo fatto quanto di secondario, e con secondario intendiamo questi, adesso non ve ne sono, ma eventuali secondari, NCPD, bla bla bla, in questa run non saranno fondamentali. Comunque, torniamo a il colpo. Perché il colpo, grande step di fronte a noi, ancora non l'abbiamo fatto. Abbiamo preso il flathead e ci siamo concordati con la cliente Evelyn. Ed ora dobbiamo andare di nuovo da The Show. Parla con Jackie. C'è solo una porta che devi aprire a Night City, ed è quella dell'Afterlife. Una volta che sei dentro quel mondo, puoi arrivare ovunque. Dex non poteva scegliere un posto migliore per il parlare del colpo. Il parlare del colpo. Vero? L'Afterlife è un segno per noi, Chica. Cosa importante, nel mio blind playthrough su YouTube, l'Afterlife diede una botta mortale alle prestazioni del mio sistema, scattò tutto, e succederà un'altra volta nel campo Nomad. Quindi, infatti, i video YouTube sono molto scattosi perché non me ne accorsi nell'immediato. Adesso, con impostazioni grafiche più basse, vediamo come si comporta. Altra cosa che vi devo dire, ho fatto qualche missioncina, ho killato un po' di roba qua attorno, ho fatto qualche secondaria dall'ultima live, ma pochissima roba. Siamo arrivati a 20.887. Qualsiasi impiccio io possa fare off cam, quello che vi garantisco è che non toccherò mai i soldi, nel senso che se aumenteranno è perché avrò venduto materiali in game e similari. Ci tengo abbastanza a questo aspetto dell'economia, perché il gioco già l'ho sbilanciato assai e quindi faremo molti più soldi del normale. Non voglio andare proprio a cittare. Se mai citteremo soldi perché ci va qualche schiribizzo, lo faremo in live, non lo farò fuori. Detto questo, sono... ok. Tra l'altro ho eliminato sempre con una piccola mod. Se vedete, quando mi inginocchio non c'è più quell'effetto vignettatura tutto attorno allo schermo. L'ho eliminato. Però si può sempre vedere in basso a destra dall'HUD il fatto che la nostra donnina si inginocchia. Jackie. Ti voglio bene anch'io. Con mamacita. Era ora, amica. Come sta la signora? Addirittura parliamo di spagnolo. Wells. Come sta la signora Wells? Sai com'è. È preoccupata per me, eccetera. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi Wells. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene, più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife. C'è chi direbbe che era un sesto senso, vero? L'Afterlife lo conosciamo persino fuori da Night City. L'Afterlife è un nome piuttosto conosciuto. Buonasera, sì. Buon pomeriggio, Simon. Alcuni dei lavori più grossi dei clan nomadi sono stati organizzati qui. Non mi sorprende, non c'è posto migliore a Night City per trovare un lavoro. Pronta a perdere la verginità? Andiamo. What? Del fatto di aver visto l'Afterlife stiamo parlando, vero? Perché da mo una volta questo posto era un obitorio, che l'abbiamo persa la verginità. Chi l'avrebbe detto? Beh, per quello si chiamerà, sì, Afterlife. Molto prima che nascessimo, quando ancora si seppellivano i morti. Eh già, adesso non si seppelliscono più. Voi pagliacci chi sareste? Pagliacci? Sono V, e questo è Jackie Wells. Ah, è un nome che dovrei conoscere. Lo conoscerai. Lo conoscerai presto. Siamo qui per vedere Dex. Dex, ho qui due tizi che dicono di conoscerti.
Sì? A posto allora. Dice di dargli 2 minuti. Magari andate a farvi un drink. Ti ho preceduto, viejo. Ok, terrò molta attenzione alle prestazioni in questo momento, quindi sarò focalizzato a guardare alla mia sinistra. E infatti c'è un hit. C'è un hit alle prestazioni pure qua. Incredibile. È sempre... Adesso ovviamente sto sia registrando localmente che streamando, quindi il sistema è molto più stressato, ma non mi sarei aspettato che continuasse a uccidermi così tanto. E siamo già con video a 50, eh. Sembra fantastico. Ma com'è? Ti sei riarruolato per la quarta? Sembra andare meglio. Ma ci pensi? Susan Forrest, boa boa. Sembra che tocchi a noi. Non ti volevo interrompere, Jackie, scusa. Ehi, vedi quella tizia attempata? Quella è Rogue, la migliore fixer di Night City. Ora so... Pensavo fosse Dex il migliore. Che intendesse la signora di là. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. È lei che comanda qui. Che vi porto? Ordina tu. 2 tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. 2 Johnny Silverhand in arrivo. L'ho sentito questo nome. Ottima cica. Qualcuno ha fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cane. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Ok, devo chiedertelo. Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. Ne faccio a meno, grazie. Assolutamente spettacolare. Meglio sei in missione. Ah, che buon pomeriggio, Iceman, benvenuto. Grazie per il follow. Allora, ci ho detto che dobbiamo crepare per avere un drink, cosa che possiamo soprassedere. A Night City decisamente non è ancora diventata la mia città preferita. Al diventare ricchi non era la cosa più importante. Ma al colpo, perché no, che sia di buon auspicio. Diventeremo dei pezzi grossi. Troppo buono, Iceman. Volentieri. Chi altro ha avuto il suo nome in uno dei vostri cocktail? Chi altro posso bere qui? Non sono un vampiro. È tutto sul menù. Ma manca un nome. Morgan Blackhand, giusto? Non sappiamo che sia morto. Vero. Morgan deve ancora decidere se è morto o vivo. Nessuno sa che fine abbia fatto. Credi sia ancora vivo? Sono passati anni. Perché no? Guarda Rogue. Quelli di quell'epoca sono una specie a parte. E vi ricordo che Rogue, davvero, è quella signora al telefono con quella golfino corto giallo. Perché quando lui disse quella tipa attempata, davvero non avrei mai capito chi fosse Rogue se non l'avessi adesso già scoperto. E non mi dire pronto davanti a una signorina che sta lavorando, che comunque per il cringe sta facendo finta di non guardarci. Un prezzo troppo alto per un drink. Ehi, prima o poi dobbiamo morire tutti, no? Perché non farlo con stile? Puff puff, sono una ragazza qui, reggo poco. Sono Jackie Wells. Ecco, Iceman ora ci manda a fanculo. Sì, come no. Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Me lo ricorderò. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Ma perché la gente parla di noi? Di che? Il signor Deshawn è pronto a ricevervi. Aspetta un secondo, scusami, Dex no, in teoria non era sparito. Dex è un cliente abituale, viene qui spesso. In realtà è sparito per parecchio tempo. Non si è fatto vedere quasi per 2 anni. I randagi prendono la loro strada, eh? Sì, beh, ovunque sia andato ha perso un po' di chili. Forse lì non consigliava la pizza. Simon, benvenuto fra i paninari, grazie, grazie assolutamente. Gentilissimo. Vorrei tanto stare qui a spassarmela, ma abbiamo una riunione importante. Sì, abbiamo il gorilla qui dietro che ci preme. In bocca al lupo. Grazie. Da questa parte.
Ah, ok. Mi sono stato preceduto dal mio mod nel bannare Iceman. Brava, mi sono bloccato per bannarlo. Bravissimo che c'ho un mod attivo, che tra l'altro è qui a fianco a me, puffo. Vabbè, la domenica pomeriggio anche nei piccoli canali si trova sempre qualcuno che non ha molto da fare. Allora, domanda. Visto che adesso ho qui Rogue, non ci potrò mai parlare, vero? Posso passare? La cabina è osata. Permanentemente. Sparisci. Non abbiamo ancora la street rap sufficiente. Rogue non ci considera. Ok, io ero sicuro che stesse per buggare, perché qui mi si bugga un sacco di frequente l'UI con qualche oggetto che ti rimane in sovraimpressione. È un bug tipico del gioco, ma in questa zona capita molto spesso. Credi che potresti affrontarmi e estendermi? Buondì, Publio! Che testa di cazzo. Stiamo iniziando la nostra missione. Siamo nell'Afterlife e dobbiamo sentire The Shown. E qui gli sviluppi iniziano a essere interessanti per la pecunia e per le cose che evolveranno da qui. E ne evolveranno e come. Esatto, Excelsior. Eddie in contante. Excelsior. Devo andare. Bene, bene, Miss V. Tutta la famiglia riunita. Vorrei sedermi. Finalmente. Che hai? È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carogna. Il Flathead sarebbe dovuto essere là dentro. Ma lo tiro fuori dal mio cappello magico. Ok, allora. Riposate pure le chiappe. Puoi dirlo forte con il mio stivale molto sobrio. Sonorizzata? Jackie. Nessun problema, il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per... Figurati, la cosa meno sospetta, parla con quelle che meno conosci. Com'è andata? Allora, a Evelyn Parker noi abbiamo detto che ci penseremo sulla possibilità di fottere malamente nel culo Dexter DeShawn. Pronto? Ho parafrasato. Ma ci abbiamo pensato? Non l'abbiamo dato né un sì né un no. E a lui noi glielo diremo. Il non dirglielo già l'abbiamo fatto in passato, in un'altra vita. Chissà, forse lo Street Kid avrà un approccio diverso. Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compeki Plaza, dell'interno, con quella BD grezza che ha girato. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo. L'amichetto speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Tutto qui. E se mi fossi stato più simpatico, te l'avrei anche detto. Pronto? Cosa voleva Evelyn. Te l'avrei detto. Ma tu mi stai sul cazzo. Mi spiace, sono nomad. Io sono papale papale almeno nell'esprimere i miei pensieri. Non te lo posso dire, ma te lo direi. Credo che volesse solo vedermi di persona. Voleva vederti di persona, eh? Perché non parliamo del piano? Cosa hai per noi, Dex? Questo. È uno shard e... Okay, incastoniamoci nel cranio questo bagaglio di informazioni. Abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Dovrebbe essere una passeggiata, voglio sapere tutto. Ultime parole famose. Un mezzo del main vi scaricherà l'ingresso principale del Compeki Plaza. Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi con l'aiuto H. Conwell penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. Sì. Il bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Sappiamo che useremo della main, ma esattamente cosa... cos'è della main? Il trasporto è un della main. La migliore compagnia di taxi di tutta Night City.
nada mal. Deshawn lavora soltanto con il meglio. E della main non è da meno. A che servono taxisti inquietanti e impiccioni quando puoi avere un'IA perfetta che ti porta dal punto A al punto B con stile? È un mistero come ottenga ogni anno la licenza per lavorare. Se tutto va come previsto, della main vi riporterà qui. Se le cose si mettono male, vi porterà al rifugio. Che sarebbe? Il Notel. Tranquillo, non fanno domande. Da lì penseremo alle mosse successive, ma sono sicuro che non sarà necessario. C'è altro? Per rispondere a Publio, come pensi di portare avanti questo playthrough completista, Rush o altro? Una via di mezzo. Faremo tutte le principali e le secondarie. Principali. Non mi dilungherò in tutto quello che sono il completismo vero e proprio di missioncine proprio ultra secondarie. Ne faremo alcune se ci capita. Ma in realtà anche nel quello che vedete su YouTube non c'è molto altro. Ma ho fatto molto altro, ma non l'ho ripreso. Non tutte le missioni secondarie dei fixer l'abbiamo visto. E non le vedremo nemmeno qui. Anche se molte sono simpatiche, carucce, ma non aggiungono niente che porti poi una qualsiasi modifica al finale. L'unico finale che ho visto. Quindi vedremo da quel punto di vista. Spero di trovarne qualcuna di diversa. So per esempio che non faremo skippy qui perché intendo farla nello Street Kid. Non l'ho fatta neanche col corpo, cioè l'ho trovata ma non l'ho fatta. E cose similari. Poi ce ne sono un tot che non ho neanche mai scoperto. Quindi chissà, magari vedrò qualcosa di nuovo. Spero di aver risposto chiaramente. Per quanto riguarda della main, è molto interessante il fatto come faccia ogni anno a essere rinnovato. Della main si scoprì, e scopriremo probabilmente perché della main voglio rivedere, in realtà un tempo erano umani. E l'altra cosa che mi faceva riflettere, e ci ho riflettuto proprio adesso, quando dice a cosa servono i taxisti impiccioni? Allora, il fatto che un'IA sia programmata per non divulgare nulla non è affatto una garanzia di niente. Quanto ci facciamo noi delle pare mentali oggigiorno nel rilasciare i nostri dati a grandi della tecnologia dell'informatica, Facebook? Quanta gente si fa i complessi su cosa può mettere o no su Facebook perché tanto poi sa che verrà rivenduto per fare pubblicità mirate? E chi ci dice che della main non c'abbia tutto un suo traffico dietro e vede le cose peggiori, sembra tutto preciso e poi in realtà vende tutto alla mala? Non è che abbiamo grandi garanzie. Queste nuove identità, qual è la nostra copertura? Salve, Ramon Victorino. Victorino! E tu sei Anna Conwell. Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hajime Taki. C'è altro? Come entriamo nell'attico? Yorinobu ha poche guardie. Il difficile sarà la sicurezza dell'appartamento. Per disattivarla dovrete neutralizzare il residente del Compeki, un netrunner d'elite che monitora la sottorete 24 ore su 24. Il problema è che non c'è modo di accedere alla sua stanza. Ci penserà il flathead. Aspetta, vuoi che entriamo in una stanza in cui non si può entrare? Fidatevi quando vi dico che T-Bug ha già risolto ogni vostra possibile obiezione. Meno male. Ed è qui che entra in gioco il flathead. Dovrete attivarlo nei condotti di ventilazione, guidarlo fino al residente e costringerlo a prendersi una pausa. Il flathead resterà lì, connesso al residente, ma grazie a lui potrò accogliervi nell'attico con un bel tappeto rosso. C'è altro? Direi di no. Probabilmente qualche altra domanda piuttosto importante dovremmo fartela, ma non ci sovviene. Ok, credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? Quella è un'altra altra domanda importante. La fetta per i nuovi arrivati è sempre la stessa e non negoziabile. 30%. Fratello, il 30? Ogni parte di questa operazione comporta dei rischi. Questo è il valore che ho stabilito per voi. Ma il 30... in 3? Cioè... oh. Su, non fare dai, la timida. Dex, non è un po' poco. Aspetta, amico. Chi ha preso il flathead? Chi ha trovato le informazioni sulla Braindance? Ed entreremo noi in un hotel pieno di uomini della Arasaka a rubare il giocattolo al figlio del capo. Siamo noi questo lavoro.
Ogni tanto qualcuno batte fuori dai vetri, devo ancora capire cosa succeda. Esperta, un piano e delle informazioni a prova di bomba. Sicuro di voler fare questo discorso? Sì, lo vogliamo fare. Jackie ha ragione, Dex. Ci spetta più del 30%. Meritiamo di più. Bene, 35% è la mia ultima offerta. Questo lo farò molto simile al mio corpo, nel senso... Affare fatto. Era più un... Era da un po' che non discutevo di soldi. È quasi divertente. Punto della ultima bandiera. Cosa. Il Compechi non ammette armi, barriere di sicurezza, eccetera. Fortuna anche con una mazza non vado male. Lascerete le vostre sputapiombo in macchina. Sono una signorina, non pensate male. Nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, fico. Grazie, T. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri Eddie? Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i pollici? Starete tranquilli e terrete un basso profilo. L'Arasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva... Basso profilo. Greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Basso profilo io e Jackie. Vado, ti rendi conto di cosa ci stai chiedendo? Devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. T-Bug, tu sei profetica, vero? Ora o mai più? Questa è la prima e l'ultima volta che ti vedrò dal vivo, immagino. Pronto? No, tu sei stata un po' acida e un po' stronza con me. Onestamente, chi si comporta così con me non merita altro da parte mia. Tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Allora sei pronta a iniziare o no? Sono carichissima. Però vorrei leggere quello shard. Devo prima occuparmi di una cosa. Ma certo, raggiungimi da della main. Sì, un secondo. Ah, oh, vedi che c'era della main. Devi arrivare in orario per una riunione importante? Non vuoi che i tuoi preziosi dispositivi finiscano nelle mani sbagliate? O forse semplicemente non ti piace la folla? Con Delamain i tuoi problemi restano fuori. Il nostro servizio di trasporto corporativo ha una flotta di oltre 20 autocorazzate, pronte a portarti a destinazione in modo confortevole e sicuro. Possiamo garantire trasporto sicuro per individui e merci nell'area di Night City, un livello qualitativo eguagliato solo dalla nostra celerità, un servizio clienti professionale, specifiche adatte persino ai clienti più esigenti, sconti per i clienti abituali. Dicono che la maggior parte degli incidenti avvenga in casa? Non è vero, sapevate che più dell'82% dei crimini e degli incidenti succede per strada? Grazie a Delamain non dovrai più preoccuparti delle statistiche, il comfort e la sicurezza dei nostri clienti sono le nostre priorità. Possediamo tutte le certificazioni di sicurezza, non facciamo domande. Non esiste musica più dolce della sinfonia di proiettili nemici che rimbalza sui nostri finestrini corazzati. Prova il pacchetto Excelsior, che è quello che Deshawn ha preso per noi, attenzione, e goditi la nostra opzione di massima sicurezza. La sicurezza è un lusso che puoi permetterti. Che aspetti? Ordina subito una Delamain. Delamain, i tuoi problemi restano fuori. E non dimenticare l'abito. No, 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 sto avvenendo. Complesso me lo metto. Prima esci, caro. Ok, siamo amici ma non così tanto. Ok, stavo per dire non ci poteva lasciare gli stivali. Ok, questo è un aspetto corporativo. Che sarebbe dopo in qualche modo... modificare, però in questo caso siamo anche obbligati a non avere, a parte che quello che abbiamo in testa è invisibile, ma siamo obbligati, non possiamo neanche metterci un qualcosa che ci renda più sobri, e quindi sia per la non sobrietà. Buon pomeriggio, Lorenz. La compagnia di taxi, mi sa che è raro che siano fonte di reddito tanto quanto della main, però. Allora, è vero che io sono una pezzente e posso prendere queste cose. Allora, anzi, cosa che ancora non ho fatto. In questa giocata, in questa run, non mi sono attivato i nostri mini cheat. Ed uno doveva essere per vendere tutto lo schifo, giusto? Abbiamo fatto ben 3 Eddie.
ma in futuro ci potrebbe essere comodo. Ok. Ti servo qualcosa? Strano fare queste cose in live, ma... tutte cose che se dovessi adesso fare un playthrough su YouTube farei comunque, ma... in tattici... in tattiche interruzioni di recording. Beh, è anche bello condividere certe cose. Certi dietro le quinte. Noi che messaggio abbiamo? Che prima mi è arrivato un messaggio, vero? Ah, era proprio di Della Main. Il suo veicolo Della Main è in attesa. Va bene. Ah, vado prima di Jackie. I miei sistemi mi informano che attendiamo un altro passeggero. È corretto, adesso arriva. Sta arrivando, sta arrivando. Diciamo che quello è... c'è una mod di script che si può abilitare per mettere la console e tutta una serie di script. Ed è un modulo aggiuntivo di quella serie di script che permette, fra le varie cose, anche di avere, tramite il secondo comando che ho inserito, di vendere cianfrusaglie, gioielli e alcol. Problemi restano fuori. Porca puttana. Senza dover arrivare a un negozio. Cazzo. Non vedo motivo di usare simili imprecazioni. Ah sì? E quella volta che volevo assumervi per l'addio al celibato di mio cugino? Eh? Sfortunatamente non accettiamo simili contratti. E per fortuna. Per 3 mesi avevo messo da parte i soldi. Vuol dire che le avrei usate in qualcos'altro di proficuo, passato, giusto Jackie? Metti in moto Del. Prima di tipo in più alcol viaggio, o puttane? Le identità di tutti i clienti. Prego, connettere i vostri link. Ok, vediamo se la nostra identità regge. Con quelle unghie, comunque quelle non ce le hanno tolte. Grazie a Dio. Grazie. Pacchetto Excelsior attivato. Excelsior? Oh, di bene. Non l'hai sentito The Show mentre arrivavamo? E sappiamo perfettamente cos'è il pacchetto Excelsior perché l'abbiamo letto. Perché ti emoziona tanto? Aspetta, guarda. Nella main attiva la modalità combattimento. Chiedo scusa, ma non sembra che siate in immediato pericolo. Vabbè. Fidati, se ci sarà bisogno abbatterà un esercito di ninja della Rasaka. Questo comando non è automatizzato. Non è che ogni volta che raccogli uno di quegli oggetti lo vende. È a comando, quindi con la mod che smonta in automatico, che sul corpo avevo, non cambierebbe niente. Cioè, o venderebbe semplicemente soltanto alcol e gioielli, perché non avrei mai nell'inventario a tutti gli effetti un junk. La modalità di combattimento sembra illegale, ma stupenda. Questa modalità di combattimento è legale? Ma certo, lo dice il secondo emendamento. Mentre siete a bordo è vostro diritto usarmi per difesa. Speriamo di non doverlo fare, ma... Dex non bada a spese? Almeno sappiamo dove va a finire il suo 65%, no? Lui contava già di ammazzarci alla fine. Ops, non lo sappiamo. È così che si entra tra i pezzi grossi. Non mi interessa essere un pezzo grosso. E perché a te interessa soprattutto? È davvero l'unica cosa a cui pensi? Eh? Dex è riuscito a comprarti con così poco, con un abito e una limousine. Non lo so, Jack. Mi sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio. A me sembra che sia tu ad avere un problema. No. È inutile che stiamo a discutere, guarda. Tanto da questo punto di vista purtroppo non capirai mai il mio spirito girovago. Fare successo a Night City quando non voglio rimanere a Night City. Che senso avrebbe? Adesso è... sto cercando la mia nuova fam, tutto qua, ma... lascia stare. Dimentica tutto. Vi porterò fuori prima o poi. Dimenticato e cancellato. Te e Mama Wells, vi convincerò. Madre Svi, è il giorno più importante della mia cazzo di vita. Addirittura. Ok. Ehi, hey, come vanno le cose? Lisce come... volevo rispondere al telefono. Presto, arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea diretta e criptata per guidarvi nel compagni. Vi prova a chiamare Jackie, vediamo se siamo sincronizzati. E fra l'altro adesso ho capito che non era un errore il fatto che gli occhi di Jackie brillassero così, o una texture sfanculata, è che quando si utilizzano certe tipologie di cyberware si illuminano gli occhi. Quindi anche il collegamento a quanto pare illumina gli occhi, anche se penso che sia un grosso difetto, non del gioco.
dovremmo avere un cyberware più avanzato che non renda palese quando siamo collegati con qualcuno in auricolare, no? Sarebbe stata la cosa più intelligente. Sto aspettando una chiamata importante. Arriva, arriva. E? Ho delle interferenze. Di qualcosa, Bug. I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Come, scusa? Aristotele. Quindi mi ricevi, giusto? Sì, ti ricevo. A differenza dei concetti del tuo amico greco. Comunque era interessante. Pensaci un po'. Prova a capire. E tu, Vi? Ti sento, ma non nominarmi Aristotele, ti prego. Ti sento forte e chiaro. Perfetto. Ok, sembra che funzioni tutto. Sarà meglio. Resto in contatto. Grazie per aver scelto i servizi della Main. E buona fortuna. Ci vediamo. Attenderò qui il vostro ritorno. Bravo, alla fine del colpo. Finalmente ci siamo. Quasi dimenticavo, niente ferro, eh? Vero. Ne ho ben tre di ferri. D'accordo, Anna. Andiamo. E purtroppo non ho braccia di gorilla. Adesso abbiamo 20.000 eddi. Quando arriveremo intorno ai 150, secondo me ci andiamo a fare troppo un bel giro da un bisturi e aggiorniamo un po' la situazione. Magari andiamo direttamente da Victor. Siri, eccomi con voi. Come va il pomeriggio? Aspetta, prendo il flathead. Bravo, che è quella cosa pesante. All'uomo. Ho anche una mod che mi permette di camminare. E cosa che ci tenevo a dire per un piccolo trivia. Andiamo alla stessa identica velocità di Panam. È stato impostato su quella velocità. Siete lì per vedere Ashimetaki, Dipartimento Tecnologie Belliche. I documenti sono per il fratello. Benvenuti al Compagnia. Ci pensiamo noi. E buon pomeriggio, Edoardo. Quindi adesso ho scoperto che Jackie cammina più veloce di Panam, il che ha senso. Prego, entrate in fila indiana. D'accordo, Holm. Ah, signore. Aspetta, c'è qualcosa. C'è il flathead, ma... Vi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel Compeki Plaza? Siamo mercanti d'armi. Mi scusi? Ah, è qui per vedere Taki-san. Dico bene? Ci ha anticipato. La prego, accetti le mie scuse per il disturbo. Oh, uh-huh. Interessante che ci hanno tolto anche le granate, ma non i vari medikit. Ci vorrà solo un momento, signora. Vedo un po' sfocato, normale? Prego. Yokuso. Salve e benvenuti al Compeki Plaza. Un termine nuovo che sto imparando proprio oggi. Vorremmo fare il check-in. Certo. Solo un momento, prego. La prenotazione è a nome di? Victorino. Camera doppia, due adulti e una notte, giusto? Sì, giusto. Perfetto. Letti singoli. Avverto immediatamente Taki-san del vostro arrivo. Merda, questo non era previsto. Di qualcosa, vi fermala. No, grazie, non gentilissima. Ci pensiamo noi, prima abbiamo il suo contatto. Poi lo avvertiamo noi. Ma Taki-san vi sta aspettando. No. Sì, ma signora, siamo arrivati in anticipo. Lo sa da quanto stiamo viaggiando? Sono 18 ore da Nuova Barcellona. Con un ritardo a metà key perché un cyber psicopatico si è fatto saltare in aria nel terminal. Ah, un incubo. Oh, certo, capisco. Siete nella suite Lapislazzuli, al 42esimo piano. Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro chip SID. Assolutamente. Prego, tutto tuo, Anna. Sembra tutto a posto. Vi auguriamo un piacevole soggiorno. Cosa vuol Grazie. Dire sembra tutto a posto? Meglio è fare. Ovvio che sei tutto a posto, non dovresti neanche farcelo notare. Ah. Si spacciano per essere 5 stelle e tutto quanto, ma... Dai. Si chiama improvvisazione. Guarda che è stato bravissimo, Jackie. Ed è questa è una cosa che non avevo mai sentito, perché col corpo siamo stati noi a improvvisare tutto. Che figata. Che dici, Anna? Si chiamami Montana. Artistico, accogliente, non come l'hotel di quella convention di Zurigo. Non fare il pagliaccio, Jack. La sola è unica. Prendo la cosa sulla... È il costume, fa l'effetto cosplay. Anche per me c'è... Oddio.
Mi sento tutta quanta tipo inamidata, stretta. Non è proprio da me. Mi mancano i miei enormi stivali gialli. Sai, non lo so, è stato un po' pesante. Sono Doll d'alto bordo. Il bar non sembra male. Doll d'alto bordo. Benvenuti al Compagni Plaza. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni, quindi si sieda pure al tavolo che vuole. O se preferisce, ci sono gli sgabelli al bancone. Potrei portarci Misty qualche volta, quando avremo concluso l'operazione. Saremo ricchi. Senti, ma prendiamoci un drink, tanto abbiamo detto che aspettiamo, no? Dare un'occhiata non fa mai male. Merda! Sembra un cazzo di venditore ambulante con questa valigetta. Vado di sopra. Ciao Tomomi, ci sto andando. Ci sto andando. Cosa che non abbiamo fatto col corpo. Embargo. E io che cazzo c'è? Vediamo un po' che tipo di gente si può permettere questo posto. Bell'abito però. Ecco, questo già, se dovessi fingere di essere una corpo, preferirei una cosa del genere. Stivali magari sul giallo, ma... No, ascolta. Posso far finta di niente per Cuba. È incredibile che ci siano certi abiti comunque e non si... Ti giuro che non ho avuto niente a che fare. Riescono a trovare... Stai trasformando praticamente mai certi di decorazioni, orecchini, collane. Ed è un gran peccato. Scusate? Hideo Kojima? Quindi non c'era solamente la cosa di... delle BD. Hanno proprio innestato tanto, hanno. Invece avete visto che in Death Stranding hanno inserito l'hacking di Cyberpunk? Hanno fatto proprio una cross promotion a tutti gli effetti a questo punto, direi. Yeila! Ciao! Avrei voluto farti una proposta, ma in effetti non saprei cosa dirti. Se non che ti invidio molto. Non amo tutti i tuoi titoli, ma penso che comunque ci sia un gran lavoro dietro. Quando dico che cadranno delle teste, non intendo per modo di dire. Ha bevuto abbastanza, non crede? Sta mettendo. E hanno messo anche la moto di Vin Death Stranding, vero? Perché ci andranno di mezzo anche loro. È una cosa che riguarda, allora, tutti. Ok che detto da me è forse un po' hardcore, ma questi pantaloni dovrebbero essere illegali. Cos'è che riguarda tutti? Ti piacciono i portatori di brutte notizie? Cosa pesa 100 tonnellate? È più lunga di un chilometro e fa energia nucleare. La risposta è ormeggiata nella baia. Hanako Arasaka ha deciso di farsi una vacanzina. Ok. Ottimo. Due... Non lo so se è ottimo, ma quando lo sapremo sarà troppo tardi. Vaffanculo. E non mi dici altro. Una bella dormita. C'è la nave di Hanako Arasaka ormeggiata. Questa è l'unica informazione concreta che ci è stata data, ok. Sera. Sera. Cosa bevi, tesoro? Tesoro? Sei sempre così sfacciato. Fin da quando succhiavo il latte da mia madre. Come hai trovato lavoro qui? 100 proteine, l'altro 50, puro CO2. Cosa? Aveva il vento e la sabbia tra i capelli, per così dire. Era un aldecaldo, prima che iniziassero a cadere le bombe. Ma tocchi... Le sue ultime parole? Ovunque tu vada, qualsiasi cosa tu faccia, sii sempre te stesso, David. Così sono finito qui. E sono rimasto me stesso. Ma che cazzo? Che mucchio di stronzate. Allora siamo in due a raccontarle, giusto? Scusami. Posso servirti qualcosa? Dell'acqua, almeno. No, grazie. Tu vuoi dirmi che stai vedendo oltre il mio abbigliamento? L'abito non fa il mono, che è vero, ma... Troppo. Tu lavori qui!
Sono a posto, grazie. Quando vuoi sono qui. Ma chi ti vuole? Ma chi ti credi? Mi stai molto antipatico. Che c'è? Niente, scusi. Vediamo se quest'altro è più simpatico. Quest'altro non parla. Due miniature di Basquiat sono classiche. Tutte risucchiate. Qualcosa a Night City sarà lì. Sono attivo. Ok. Che ne sarà della galleria? Questo è un altro barista fuori turno? Sembra la divisa. Jet privato da Seattle. Vedete questa tipologia di abiti? Questi non mi pare siano una possibilità. Ma dovrebbero. Perché non hanno fatto delle mod che sbloccano tutti gli abiti degli NPC? Quello sarebbe interessante. Quarantaduesimo piano. 42, anche quello penso che non sia casuale. 42 è un gran numero. Spero che oggi i colori della webcam siano umani, tra l'altro. La scorsa live ero pirato molto sul verde. Ci saranno degli episodi YouTube a ricordarlo per sempre, perché dalla prossima settimana dovrebbero iniziare a uscire gli episodi delle live. Se non erro. Era ora. Queste invece sono quelle specie di tute della Rasaka, vero? Tipo. Le scarpe sono fighe, però. Arrivo. Scusami, Jackie. Ti sei girato in un modo molto inquietante. A meno che non fosse una mossa di pallo. Grazie. Che signore, Jackie. Siamo nella stanza. Molto chic. Peccato che non ci fermiamo a dormire. Ottima scelta, Bug. Non l'ho scelta perché è chic. È la migliore per raggiungere il residente e i server. Sì, mi ricordo. Ora accendete il flathead e trovate l'accesso al condotto. Sembra abbastanza semplice. A volte la semplicità è difficile da padroneggiare. Aurelio, Aristotele, di chi è questa? Della sottoscritta, questa è mia. Dov'è il condotto? Attiva lo scanner, guarda in giro. Allora, questa voglio leggerla. Come ho detto, molte cose non le leggeremo. E non le ho lette anche nella corpo. Qui, anche se siamo live, quindi magari è un po' controintuitivo, alcune cose ora che so cosa potrebbe essere interessante, le leggerò. Perché prima ero blind, è diverso. Ora, se certi titoli che mi incuriosiscono, li leggiamo. In molti sensi, la storia di Yorinobu Arasaka ricorda una parabola antica. Il figlio minore del CEO più potente del mondo moderno rinuncia al retaggio, abbandona il proprio diritto di nascita e sceglie invece una vita difficile per le strade di Tokyo, solo per rientrare poi nel caldo e sicuro ventre familiare con la coda tra le gambe. Almeno questa è la storia che abbiamo ottenuto dalle fonti ufficiali. Ma perché Yorinobu avrebbe tradito il padre? Perché è poi tornato? Per diversi anni ha continuato a scavare, a seguire piste e a parlare con suoi vecchi amici e conoscenze. Gradualmente ho iniziato a trovare le risposte ad alcune delle domande più scottanti. Yorinobu è nato a Tokyo all'inizio del XXI secolo, primo figlio di Saburo Arasaka e della sua terza moglie, Michiko. A detta di tutti sembrava un bambino felice, cresciuto fino a diventare un giovane piacevole. Questo fino alla sua laurea all'Università di Tokyo, all'età di 21 anni. Dopo la cerimonia, la famiglia aveva organizzato una festa in suo onore. Durante la serata, Saburo ha invitato il figlio nel proprio studio per una conversazione privata. Nessuno sa cosa si siano detti, ma dopo aver verificato con diverse fonti, è chiaro che Yorinobu abbia lasciato la festa e l'ha tenuta poche ore dopo l'incontro, sparendo nel nulla come un'ombra nella notte. Nel corso degli anni successivi, Yorinobu è stato saltuariamente visto in compagnia di un gruppo nomade, noto con il nome di Kutetsu no Ryu, ovvero draghi d'acciaio. Nella sua ribellione giovanile si è intenzionalmente schierato in alcuni scontri con agenti della Arasaka, promuovendo slogan anticorporativi. Dopo aver verificato il coinvolgimento di Yorinobu, Saburo rinnegò il figlio e Kei, figlio maggiore di Saburo, giurò di vendicarsi di suo fratello. Ironicamente, fu proprio al funerale di Kei che Yorinobu giunse a riconciliarsi al padre. Noto per il suo testardo orgoglio, in molti furono sorpresi dalla risposta riconciliante del patriarca della Arasaka. Cosa spinse Saburo a cambiare idea? Quale ruolo ebbe la sorella di Yorinobu, Anako, in questa riunificazione? Tutto ciò resta ancora da scoprire. Molto interessante,
Vedremo che questa vicenda del Alt, perché mi si è tolto il mouse. Questa vicenda del che abbiamo appena letto iniziava con quello che succedeva nel Cyberpunk Tabletop, nel gioco di ruolo cartaceo del 2020. E quindi quello che c'è stato di mezzo è un gap che ci hanno praticamente coperto con questo shard. Non dovevi cercare il condotto? Sì, è là. Eccolo. Bene. Jack, il flathead è a posto. Tutto pronto. È davvero un peccato che non esista un qualcosa che ci faccia riavere il flathead. Lo stronzetto è bloccato. Avete intenzione di stare lì a guardarlo? Bisogna passare al controllo manuale. V, usa lo shard di controllo che ha Jackie. Colleghiamo i tuoi Kiroshi alla sorveglianza, così puoi guidare. E perché non lo fa Jackie? Perché in un mondo degradato e violento come quello di Cyberpunk si citano con leggerezza i filosofi greci? E come mai due tipi prendilo! Due tipi come un hacker che dovrebbe aver studiato materie tecniche e non classiche e un buzzurro di basso borgo come Jackie li trattano con aria di normalità. In realtà non ho idea dell'istruzione. Cioè, immagino che Jackie abbiano avuto comunque un'istruzione. Gesù, è un chip. Dovrei andarmi a ricordare le scartoffie nel diciamo del di tutto quello che era il mondo cyberpunk dal gioco di ruolo. Però mi pare che esistessero istruzione, cioè i più importanti filosofi credo siano conosciuti in realtà. Poi c'è come da noi, cioè dire Aristotele a noi, non sono tanti che sanno esattamente cosa diceva Aristotele. Ma tutti sappiamo che era un filosofo. Prendilo. Secondo me stiamo lì, eh. Perché io? Perché devo inserirlo? Al contrario di qualcuno, io non mi sono indebitato con Vic. Ho un firmware vecchio e lento. L'ho ripagato il mio debito. Fallo, Chica. Non abbiamo tutto il giorno. Tieni. Mamma mia, che unghie. Io continuerò a... Okay. Fino a che non metteremo le braccia di gorilla, che purtroppo tolgono le unghie. La visuale delle telecamere. Potrebbe disorientarti un po', non agitarti. No, chi si agita? Guarda che scenetta. Ok, ho una buona visuale. Non si può chiudere la gente fuori di casa. Portalo al prossimo contatto. L'era sacra coprirà tutti i costi e le sanzioni stabilite. Non è una questione di soldi. Siamo sotto elezioni. Che figura ci faccio? Inizieranno a dire che ho perso il controllo di Watson, del distretto da cui vengo. Cioè, per esempio, se uno facesse una run hacker, tipo se avessi informatica per la fine di questa missione, quindi magari una cosa strana, no? Tipo, che ne so, ti sei fatto un sacco di quest prima di andare con la main quest, sei informatica 15, trova un modo di, se non tenere il flathead, di ricrearlo per utilizzarlo in come un hacking a distanza o come un pet, se fosse un summoning. Sarebbe una figata pazzesca. Aspetta che tocca distrarre le signore qui con... Dov'è la giustizia in questo mondo? Non mi ricordo se ho trovato altre persone di gran cultura classica. Non sono sicuro di non aver letto più niente a proposito. Ah, Milfgaard. Però probabilmente è così. Intendi Yorinobu Arasaka? Stavo già scansionando. Ah no, non stavo scansionando, ecco perché. Sarà anche completi costosi, ma è un biker nell'anima. Bug, un problema. Che succede? Lo monterei una cameriera tra i piedi. Devi distrarla. Tesoro, pensa solo vediamo cosa c'è nella sotto. C'è questo, c'è questo. Ci penso io. Sono bravo nel mio lavoro. Ma un pannello di controllo. È strano che me lo ricordi così bene, più che altro. Ah no, era questo? Ha un comando di temperatura e qualità. Ok, pardon, mi ricordavo che era il terrarium il quid, ma... Ok, ero quasi bravo nel mio lavoro. Me la sono tirata troppo presto.
Ehi, Bug, ha funzionato. Cristo santo, non hai ancora visto. Hai idea di quanto costino quei cosi? Proseguite, non c'è tempo per i complimenti. Peccato che non riesca a vedere bene cosa ci sia nel terrario. Nah. Vai di là, ragazzo, vai di là. Fammi switchare camera, grazie. Ok. Troppo vicino. Il residente è dietro la porta. Falla aprire il bot. Ok, allora, quella è la porta. Posso dire apri, un po' generico, ma lui sa cosa fare. E poi comunque c'è la grata del condotto. Pare che abbia dei problemi. Esatto. Cazzo. Deve esserci un altro modo. Infatti non ricordavo che non era dalla porta. C'è un'altra telecamera dall'altra parte, ma è disattivata. Vuoi che l'attivi? Sì, cerca una. Sì, ho la felpa abbinata all'HUD. Di là. Ok, ci siamo. Ora passa all'altra telecamera. Era di qua, no? Il pannello. Come previsto. Comunque è strano che l'hotel abbia un solo netrunner. Uno bravo vale quanto 10 guardie normali. Cosa facciamo adesso? Lo neutralizziamo. Collegati a lui con il flathead. Lo friggo con un demone. È gergo, non farci caso. Usa il gergo che preferisci. Devi collegarti direttamente alla sua sedia. A quel punto non avrà più scampo. Potrebbe entrare un carro armato che non si accorgerebbe di nulla. Dorme della grossa. Ma prima devi portare lì il flathead. Il condotto dovrebbe collegare le due stanze. Scopriamolo. Ora passa all'altra telecamera. Forse so come entrare. Mandali il flathead e poi passa alla seconda telecamera. La cosa terribile di questo essere totalmente sfasati dal mondo è che bastano cose semplici come l'utilizzo di una BD. Connetti il flathead e si è totalmente fuori. Cioè, quante persone abbiamo visto magari anche in passato durante una sparatoria rimanere connessi alle BD? Che sia qualcosa che potrebbe succedere anche in un nostro futuro con la realtà virtuale ma neurale? La cosa un po' mi spaventa. Spero si possa mantenere un... fritto! Un qualche tipo di legame col mondo. Il flathead resta qui? A tenere d'occhio il residente, sì. Mi collego alla rete principale del Compechi. Tu slocati. Sì, è così che si fa. Sto un attimo... Bene, un po' stordito. Sì, tutto qui. Posso togliermi sto shard dalla testa? Bug, comandiamo col tempo. Ci sei, Bug? Ok. Sì, sì, sono qui. Ascoltate, l'ice è piuttosto di quanto pensassi. Violarlo richiederà un paio d'ore. Un paio d'ore? Non puoi fare più veloce. Vuoi che mi frigga il cervello? Siediti e goditi la tua raffinata suite. Grazie, lo farò. Rilassati, ok? Riposati un po'. Godiamocela!